Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Allora, oggi vi faccio il svuota la spesa. Quindi iniziamo. Allora, innanzitutto, vabbè, iniziamo da questa, ce l'ho a portata di mano, la vostra carta igienica e lo Scottex, perché ovviamente l'avevamo quasi finito, quindi premetto che tutto ciò noi l'abbiamo preso, cioè noi, io, sono andata io, l'ho preso da Eurospin, che noi ci troviamo molto bene da Eurospin, le cose sono anche buone. Poi, le uova, quelle fresche da allevamento a terra. Poi ho preso il latte parzialmente scremato perché essendo incinta quello intero non lo posso bere e di questi ne ho presi tre, che questi sono della Pascoli Italiana, che è molto buono questo latte. Poi ho preso le fragole perché ero in fissa con le fragole in questo periodo, non so perché. Poi ho preso i filetti di orata, questi qua. L'avevamo già presi una volta questi, infatti ci eravamo trovati bene, però non so più che cosa ho preso. I broccoli, quelli surgelati normali, oh, sempre latte. Poi ho preso il tonno, questo viene nel barattolo, il sale grosso, che l'avevo finito. Oddio. Poi avevo comprato la ricarica per il coso per profumare l'ambiente. Si sente un po' è ancora da aprire, infatti credo che sì, è da cambiare infatti. E ne ho presi due di questi, perché questo qui è agrumetto verde, mi è piaciuto tantissimo. Poi ho preso la polpa di pomodoro, un pezzettini, ho preso tre, perché a me, io condisco praticamente quasi sempre la pasta con quella. Poi ho preso le spugne, che non avevo così finite, cioè me ne è rimasta una la devo buttare via tra l'altro. Questo è il pacco da 8 pezzi. Ok, poi preso i fagioli cannellini della Delizia del Sole, che sono buonissimi questi. Questi si trovano solo, credo, solo da Eurospin però. E di quelli ne ho presi 4 confezioni. Poi ho preso sempre della Delizia del Sole anche i ceci, però ne ho presi solo due perché non so se questi, io non li posso mangiare, mentre faccio. No, credo anche i fagioli, anche i ceci, credo, però non sono sicura. Però io ne ho presi solo due per assaggiarli, perché questi qui non li avevamo mai assaggiati. Poi il sapone per i piatti, perché di solito uso solo lo sgrassatore, però meglio usare anche il sapone per i piatti, secondo me. Quindi uso questo. Poi ho preso tre confezioni di würstel, questi qua grandi, che me li ha chiesti Marco, il mio ragazzo. Quindi, poi passiamo all'altra pasta. Ammetto che poi devono rimettere a posto. Vabbè, pazienza. Nel frattempo sto cadendo. Poi ho preso i filetti di salmone, questi qua, buonissimi. Anche di quelli li avevamo già provati e ci erano piaciuti. Le carote. Poi ho preso due confezioni di formaggio, questo qua grattato, perché dovete sapere che io sono amante del formaggio grattato. E quindi poi erano offerta oltretutto,
Considerate che, tra parentesi, le cose che ho preso, la maggior parte sono tutte in offerta. Comunque, dicevo, io sono amante del formaggio grattato, però essendo incinta ora ci devo stare un po' più attenta. Poi ho preso l'arrosto di petto di pollo, che in realtà ne avrei prese tre confezioni, però qui ne trovo solo due, non l'altra spenta. Bella fuori. Ho preso le patate, questo qui l'avevo preso già anche un'altra volta, della foglia verde, le classiche, e c'erano piaciute tanto, infatti abbiamo finito, lo dovevo ricomprare. Infatti, un altro latte. Poi ho preso le banane sui sacchetti di Eurospin. Non vedete il bollino, come c'è la Coop, perché da Eurospin vi pesano le cose direttamente alla cassa quando andate a pagare, insomma. Quindi, ah, eccolo qua, l'arrosto che ho trovato, sempre broccoli, sempre quelli di prima. Poi qua i finocchi, sempre pesati da loro ovviamente, anche perché è tutto da Eurospin questa roba, quindi. Gli asparagi, in realtà l'avevo già presi questi, cioè questi, o meglio, avevo preso gli asparagi da Eurospin l'altra volta, non ricordo quando era. Però erano più quelli fini e non mi erano piaciuti, infatti li aveva cucinati Marco, non mi ricordo quando era, l'altra sera, insomma, però erano troppo amari. Questi invece sono quelli normali, non sono quelli fini, quindi dovrebbero piacermi, in realtà, perché dovete sapere che da quando sono incinta la verdura, tanta verdura mi disgusta, cioè cose che mangiavo adesso non le mangio praticamente più. E poi infine ho preso anche le zucchine, quelle, non quelle verde, quel verde, come posso spiegare, verde scuro, ecco, ma quelle verde chiaro, che saranno le più buone. Ok, poi passiamo invece alla spesa che ho fatta alla coppa, che ho preso. Allora, le pere, queste qua, guarda che mi avvicino, saprei come bene, però, vabbè. Comunque, queste qui, poi le mele, le fette biscottate dell'omelino bianco, malto e orzo, queste qui noi le finiamo in un bacchettotto, perché ci faccio colazione e ci fa colazione il mio ragazzo. Poi ho preso il succo di limone, questo qui già strizzato, di barattolino, insomma. Poi i due di Philadelphia, questi qua, è un po' chiaro, quindi, perché ho la finestra davanti aperta, la persiana davanti aperta, aperta la persiana almeno, vedete meglio. Comunque, vabbè, i due, quelli di Philadelphia 2. Poi vabbè, il pane, il panaccio, il panaccio integrale ho preso, vabbè. Poi la ricotta Santa Lucia, una confezione, questo qui dell'Aia, la brigata di tacchino, che ora fa un sacco di riflesso, però penso che la conosciate, che Marco li piace. Era meglio se comunque ne prendevo un po' di più, però vabbè, niente. Poi ho preso la mozzarella vanellata, questa qua, il pacco da 3 se non mi sbaglio, sì, il pacco da 3. Poi ho preso le salsicce, poi la carne macinata, si è un po' sbrodolata tutto, bene,
i cereali questi qui invece li ho presi per me, che Marco c'ha i suoi, io invece essendo incinta li devo mangiare non zuccherati, quindi però boh, vabbè, ho preso quelli, tanto uguale. Comunque, questa è tutta la mia spesa, sia d'Eurospin che appunto alla Foppe. Io vi mando un bacione enorme, mi raccomando, lasciatemi un bel like, un pollice in su per questo video se vi è piaciuto. Fatemi sapere anche se vi piace questa tipologia di video, così vi registrerò altri svuota la spesa se vi interessano, se vi piacciono. Non scordatevi di seguirmi su Instagram, sui social insomma in generale, trovate tutti i link giù nell'info box. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!